Pace bene a tutti. Oggi mi trovo in questo splendido luogo, vedete alle mie spalle, è il monastero di San Magno e si trova a Fondi, in provincia di Latina. Un monastero meraviglioso, un luogo di culto ma anche di riposo, un punto di ritrovo e di accoglienza per tutti coloro che cercano luoghi dello spirito. E allora andiamo insieme a visitarlo. A metà strada fra Monte San Biagio e Fondi, all'interno del parco regionale degli Ausoni, al limitare della piana, si erge il Monte Arcano, ai suoi piedi il monastero San Magno, sulla sua sommità il santuario della Madonna della Rocca, che delimitano il campo demetriano degli antichi romani, la valle dei martiri dei cristiani. Fu infatti nella seconda metà del III secolo che questi luoghi furono teatro di un episodio della più feroce delle persecuzioni degli imperatori di Roma, quella di Decio. Un numero straordinario di cristiani, con San Magno e San Paterno, che si rifugiavano negli anfratti del monte per sfuggire all'esecuzione dell'editto, scoperti, testimoniarono la loro fede, sacrificando le loro vite. I resti dei martiri furono custoditi per secoli nell'edificio romano che sorgeva sulla sorgente del fiume Licola. Il luogo del martirio fu presto oggetto di venerazione e molti seguaci della nuova religione vi si ritiravano in solitudine, favoriti dalle condizioni ambientali di questa felice contrada. Fin tanto che onorato, come testimonia Papa Gregorio Magno dei suoi dialoghi, nei primi decenni del VI secolo costituì in quel luogo una vera e propria comunità dedita alla preghiera e al lavoro. In seguito il monastero, seguendo la regola benedettina, dipenderà da Monte Cassino. Il monastero San Magno conosce un successivo periodo di rinascita con l'ampliamento fatto dai principi di Fondi negli ultimi decenni del 1400 e il suo passaggio ai Benedettini di Monte Oliveto che la condussero a una nuova prosperità sino alla soppressione e alla divisione dei beni del 1807. I lavori intrapresi negli ultimi anni hanno riservato importanti scoperte, fra le quali il ritrovamento della chiesa medievale con un ciclo di affreschi sulla vita di San Benedetto risalenti all'XI secolo. La visita del monastero che parte dalla costruzione romana, sacrario del martirio di San Magno, sorto al piano della sorgente che sgorga ai suoi piedi, ci conduce all'incanto della chiesa rinascimentale attraverso quella medievale. Un affascinante percorso, ricco di testimonianze, che ci riconduce dalle radici della nostra fede all'entusiasmo e alla ingenuità medievali per farci approdare alla proposta armoniosa e responsabile della modernità. E in questo meraviglioso luogo del monastero di San Magno, qui in Fondi, vi saluto e vi ringrazio. Vi abbraccio forte, mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al mio canale. Pace bene!